tre decorazioni bellissime con la carta pacchi. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video, uno dei miei preferiti, quando con poco si fa tanto. Vi farò vedere come fare tre bellissimi addobbi per il Natale con della semplice carta pacchi, che sia leggera come questa o leggermente più grammata, anzi meglio leggermente più grammata, riusciranno tre bellissime decorazioni veramente veramente low cost. Però prima di farvi vedere come si fanno queste creazioni, assicuratevi di aver cliccato sulla campanella per non perdere i futuri video e soprattutto assicuratevi di esservi iscritti al canale cliccando su iscriviti. Venitemi a cercare anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele, e Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty e tanto altro, in cui vi aspetto per chiacchierare insieme. Mi raccomando, seguitemi sempre su Instagram e su Facebook, Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, per non perdere tutte le novità e soprattutto per stare costantemente in contatto con me. Ma adesso basta chiacchierare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come preparare tre bellissime decorazioni di Natale con la carta pacchi. Ed ecco l'occorrente per le nostre tre decorazioni in carta pacchi. Sicuramente la carta pacchi, questa carta di questo bellissimo colore biscotto, suggestiva e ricca di atmosfere per il nostro Natale. Tre palline, io le preferisco di legno, ma potete usarle di qualunque colore le troviate, dorate, argentate oppure rosse, andranno benissimo per il vostro lavoro. L'importante è che abbiano un buchino abbastanza grande da far entrare due capi di spago sottile. Ci occorrerà infatti un po' di spago sottile per appendere le decorazioni all'albero di Natale. Una matita, taglia balza o forbici, un righello, colla o la colla in stick o colla acetovinilica. È lo stesso, questa è più controllabile ed dà anche buonissimi risultati. Iniziamo subito con la prima decorazione. Dalla carta pacchi tagliamo 5 quadrati 10 cm x 10 cm e 2 quadrati 5 cm per 5 cm, due di questi e 5 di questi. Ad uno pieghiamoli nei due versi, quindi da questo lato ben bene e anche dall'altro, proprio per imprimere delle pieghe profonde in ogni direzione. Quindi la prima piegatura a croce, dividendo a metà i lati, e la seconda piegatura facendo combaciare gli angoli a due . Dopo aver piegato tutto ben bene, non dobbiamo fare altro che prendere il nostro quadrato e portare in dentro le pieghe che insistono sugli angoli, così, mentre porteremo così e chiuderemo, voilà, il quadrato in questo modo, ok? In modo che abbia questo tipo di apertura. A questo punto prendiamo i nostri quadratini e, tenendo l'apertura sempre verso l'alto, incolliamo i quadratini impilandoli l'uno sull'altro. A questo punto prendiamo due pezzi di spago, sporchiamo con la colla e attacchiamone uno da una parte, così,
Quindi sporchiamo tutto il laterale, compreso il laccetto, e chiudiamo adagiando un quadratino 5x5 in modo che la chiusura venga ben bene pulita. Facciamo la stessa cosa con un altro laccetto e l'altro quadratino 5x5 anche nell'altra parte. A questo punto pareggiamo i laccetti, va bene, sono già pari, e inseriamo la pallina all'interno, così. Quindi prendiamo una lunghezza abbastanza grande da contenere, da usarlo come pendaglio dell'albero di Natale, e tagliamo l'eccesso. E quello che avremo sarà questo. E voi mi direte: Ombretta, ci ha fatto fare tutto questo lavoro per avere questo risultato? Non di certo. Apriamo la pallina e quello che avremo sarà questa bellissima decorazione. Guardate che bella, adesso storta così non dice niente, ma appesa è veramente molto bella e molto suggestiva. Voilà, una bella stella tridimensionale. Ora poi ve la faccio vedere appesa. Per richiuderla a fine Natale invece basterà sollevare la pallina e richiudere così il nostro quadratino. Per la seconda decorazione abbiamo maggiormente bisogno di carta pacchi. Allora prendiamone, questa è una striscia da 17 cm per 60. A questo punto metto una striscia di colla su tutto il margine superiore. Una volta tagliata la striscia, pieghiamola in maniera tale che ne rimanga fuori un lembetto da neanche un centimetro, così, voilà, e passiamo sopra un po' di colla, giriamo il lembo e incolliamo la nostra carta. Fatta questa linea, piego un po', così, circa 2 centimetri, da una parte un centimetro e mezzo, meglio, e dall'altra un centimetro e mezzo da questa parte, così, per due volte, anche tre, giusto il tempo di piegare la carta, e faccio la stessa cosa anche dall'altra, lo stesso spessore. Io non sto misurando perché non è effettivamente importante quanto si pieghi, quindi presso da questo lato, poi giro e presso anche dall'altro lato. A questo punto quindi avremo un rettangolino, un rettangolo bello lungo con queste due pieghe. Apriamo queste pieghe e facciamo in modo che il centro di ognuna di queste pieghe si chiuda all'interno. Il centro di ognuna di queste pieghe si chiuda all'interno. Portiamo la piega all'interno, così. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra piega, quindi apriamo dall'estremità
il tubo che si è formato, spostiamo in dentro la piega centrale all'imboccatura da una parte. A questo punto avremo questo tubolare piegato in questo modo, come una bustina, insomma. Pressiamolo bene e tagliamolo in tanti pezzettini da 15 centimetri, quindi 15, 4. Ognuno di questi segmenti a sua volta dividiamolo a metà. Ora, io uso la colla acetovinilica, ma potete usare anche la colla stick. Saldate i due segmenti con al centro un po' di colla in stick, così. Uno. E sovrapponiamo questi quattro elementi così saldati facendo la base di colla e l'altezza di colla. Uno. Lasciamo asciugare un attimo, quindi con delle forbici che taglino spessori abbastanza grandi, taglio a mo' di casetta. Su ogni paginetta pratico un taglio a quadratino, una paginetta sì, una no, una paginetta sì. Una no. Come prima, due pezzi cordoncino uno da una parte . Inseriamo i capetti del nostro cordino e lasciamo abbastanza spazio perché la decorazione non solo possa essere appesa ma possa anche aprirsi, e accompagniamo l'apertura, voilà, aspettate che qui si è incollata la punta, ok, ok, quindi accompagniamo l'apertura. Così, e voilà, il gioco è fatto, la nostra decorazione è pronta per essere appesa. Per farla rimanere aperta, tiriamo giù la nostra pallina e il gioco è fatto. E anche questa decorazione è bella e pronta per il nostro albero di Natale. Non è bellissima? Adesso, per la terza e ultima decorazione, prendiamo una striscia che di carta pacchi che sia 16 centimetri per 65. Adesso divido in due questa carta, quindi comincio a piegare a fisarmonica per tutta la lunghezza della carta. Altezza di 10 centimetri, così pieghiamo, voilà, il nostro zigzag, e con un punto di colla blocchiamo la piega, così facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, sporchiamo tutto il nostro angioletto, così tutta la nostra sagomina
nell'interno, mettiamo anche il laccetto e adagiamo l'altra sagoma, così, e schiacciamo ben bene. 1, 2. A questo punto inseriamo la pallina all'interno dell'accetto e facciamola scorrere. Prendiamo un altro po' di laccetto e arrotoliamolo su se stesso, così. Quindi sporchiamolo con della colla. Adagiamolo adesso sulla pallina e facciamogli compiere il giro annodando dietro. Tagliamo i lembetti corti corti, tanto non si muoverà più, e quindi mettiamo un punto di colla anche qui alla base del collo e fissiamo il nostro angioletto. Ultima accortezza, alla base tagliamo a coda di rombo e poi alla fine inseriamo la pallina e voilà, e lo portiamo fino alla testolina dell'angioletto, così. E voilà, bello e finito. La decorazione a quadratino, che una volta aperta diventa una sorta di fiore stellato, così, bellissima anche questa. Ed è ultima, non per importanza, anzi direi proprio che è la mia preferita, la decorazione che chiusa alla forma di casetta e aperta diventa una sontuosissima stella. Chiudiamo poi il pallino e voilà, rimane così fissa. 3 modi low cost, ma ragazzi davvero low cost, per impreziosire al meglio il vostro albero di Natale. Adesso vado a fare le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Decorazioni. Scrivetemi qua sotto tra i commenti qual è la vostra preferita. Lasciatemi un pollice in su se i video low cost, con decorazioni low cost ma belle ed eleganti, vi piacciono. Fatemi sapere che materiale vorreste che usassi per i prossimi lavori, magari mi ispirate con le vostre idee, e soprattutto condividete il video se pensate che Arte per te e la sottoscritta meritino una maggiore diffusione sul web. Bene, io vi auguro la più dolce e creativa preparazione al Natale e noi ci rivediamo sempre qui per un prossimo video. Clicca sulla campanella per non perdertelo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!